Presentati oggi ad Acqualagna i progetti vincitori del bando Territori Interni dal valore di oltre 6 milioni di euro. Un bando importante firmato Regione Marche, utile alla riqualificazione di spazi pubblici destinati o da destinare a progetti di promozione e accoglienza turistica. Un'opportunità dunque per valorizzare le bellezze architettoniche, culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche. La giunta del presidente Acquaroli è particolarmente vicina a tutti i territori. Lo diciamo, non c'è distinzione tra sud e nord della regione, tra grandi e piccoli centri, tra costa e dentroterra. Quindi uniamo le infrastrutture alle qualità del territorio. D'altronde oggi siamo ad Acqualagna, che in questa settimana non solo celebra la 59esima fiera nazionale del tartufo pregiato, ma è anche capitale italiana della cultura. E quindi non possiamo che parlare di qualità e di interventi che innalzano la qualità dell'attrattività dei nostri territori in tutte le Marche. 111 comuni destinatari, 12 vincitori, sono questi in sintesi i numeri illustrati dall'assessore Baldelli alla platea di sindaci e tecnici comunali che grazie alla qualità dei loro progetti si sono visti aggiudicare il contributo della Regione Marche. Noi comprendiamo anche che dietro questo bando e questa opportunità che ci viene data c'è una visione ben precisa da parte della Regione Marche, valorizzazione di tutte le realtà locali della Regione che devono fare sistema attraverso una nuova cooperazione, anche con un atteggiamento di generosità nei confronti di altre realtà locali, per fare un sistema e per far crescere un'economia non solo locale di ogni comune, ma di un'economia sia anche provinciale che regionale. Il bando Territori Interni è un'iniziativa destinata a migliorare la qualità della vita dei cittadini, elevare il livello dell'accoglienza e non ultimo per creare sviluppo economico e nuova occupazione soprattutto giovanile, frenando l'emorragia dovuta allo spopolamento delle zone appenniniche e subappenniniche. Andiamo a riequilibrare senza sottrarre a nessun territorio risorse le potenzialità che la nostra regione hanno sia ai piedi dell'Appennino che lungo la costa. Quindi un grande intervento rivolto allo sviluppo economico della nostra regione e dei nostri territori.